stars. Didn't even get some bronze. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash of Clans. Allora, oggi vi farò vedere le nuove novità del mio clan, vabbè, anche del clan, però dico anche del mio villaggio. Allora ragazzi, sono entrato in questo clan che potete vedere adesso. Per entrarci ci sono stati tipo ho dovuto aspettare di avere 1500 trofei. Cioè, non so se l'ho fatto già in un altro video scorso questa cosa del clan, se l'avevo mostrata, ma vabbè, la mostro di nuovo. Comunque, le novità del mio villaggio sono Rebarbaro livello 4, ragazzi, c'è proprio una cosa bellissima. Poi ho fatto le miniere, tutte quante queste qui, livello 10, queste qui livello 10. Vabbè, sto facendo la caserma nera a livello 2, come questa. Poi a 3 livello 10. Ora mi sono fatto questa trivella di Sinnero livello 2. E questa qui a livello 2 che sto facendo ancora. Poi ho portato tutte le torri dello stregone a livello 4. Come potete vedere, già queste cose sono a livello 4. Devo portare l'ultima. E poi vabbè, tutte cose così. Ora sto aspettando, ragazzi, che mi si fanno le truppe per fare un bel attacco. Quindi ragazzi, niente, ci vediamo appena si saranno fatte le truppe e attaccheremo. Ovviamente ragazzi, cioè, i miei attacchi fanno sempre bene, però c'è, cioè, stica. Va bene, nel frattempo che si fanno le truppe, ragazzi, vi dico alcune cose. Allora, ho intenzione di cambiare la disposizione del mio villaggio, perché non, cioè, non mi piace tanto assai, però fino ad ora, ragazzi, mi sta andando bene. Infatti, cioè, se potete vedere, sono alcune delle perdite, però, cioè, sono forti quelli delle, quando perdo. Questo perché, ragazzi, dovrei scendere di Lega. Se non scendo di Lega, ragazzi, troverò sempre forti, sempre forti. Quindi mi sa che tra un po' scenderò di Lega anch'io. Comunque, ragazzi, come potete vedere, un sacco di novità, ragazzi, un sacco di novità. Perché in questi giorni mi sono messo proprio a spendere oro e elisir per fare tutte queste cose. E la mia seconda, vabbè, ora mi voglio fare, ragazzi, i pekka assolutamente, e farmi tutte le altre caserme livello 9. Comunque ragazzi, ci vediamo appena si saranno fatte queste truppe del cavolo. Vabbè ragazzi, ho gemmato tutte le caserme per farmi queste truppe, perché mi stavo rompendo ad aspettare. Comunque non so se mi sono scordato di mostrare laboratorio livello 6. Beh, non lo so se già l'avevo mostrato in un altro video. Bene ragazzi, facciamo un mega attacco. Cerchiamo un bel villaggio da attaccare. Sinceramente a me serve adesso l'oro. L'oro, perché devo arrivare a 1.000.000 di oro. Questo qui è un municipio fuori. Oh! No. Ci pensavate che volevo attaccare, vero? Ragazzi, spero che il film che abbiamo fatto ieri, vabbè, il film, il piccolo cortometraggio che abbiamo fatto ieri, mi sia piaciuto, ragazzi, perché proprio siamo stati un sacco per fare tutto quel video. Se pare poco, ragazzi, ma se proprio abbiamo fatto un sacco di fail per fare quel video. E poi, ragazzi, devo dirlo, è venuto anche bene, quindi. Vai, Rebarbaro livello 4. Quindi ragazzi, come ho già detto prima, vediamo ora, vedrò di calare di Lega, perché questi attacchi, ragazzi, sono fortissimi, ti danno un sacco di cose. Spendi 30.000 di elisir, però andando, cioè, ti fai un bell'attacco. Ragazzi, ci vediamo appena sarà finito questo attacco, va? Per non morire il Rebarbaro finirà l'attacco. Cioè, ragazzi, mi sento fiero solo a vedere quel 4 spuntato là. Vabbè, dai, ormai muori male, cioè. Esplosione.
Ragazzi, a me fa morire quando muore il babbo. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e niente, mettete mi piace, iscrivetevi soprattutto al canale ragazzi. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Bella!